Vieni, fai un po' di chiacchiere, vieni, che ti bagni. Non posso più stare io qua. Dove? Mi hanno dato la diffida. Come la diffida? Mi sbattono via a fine mese. Mi chiamano a casa? Sì, perché hanno trovato una bici rubata da me. Vieni qua un attimo, non ti sento. L'amministratore mi fa via, via. Entra che piove. Costruiscono al CERT. Non vogliamo gente, e a fine mese devo andare Ma qua via. Siamo alla follia. Lo so, ma ho sbagliato io, comunque. E quella bici dove l'hai presa? Ah, aveva preso per sbaglio una bici. La polizia sua, se questo attributo è l'amministratore incazzato nero, mi fa, noi qua ho 21 anni che ero qua, io 21 e devo andare via per una casa. No, Roberto, ci mancherai tantissimo, per favore torna a trovarci ogni tanto, per favore non ci abbandonare. Qui adesso deve andare via, ti hanno sfrattato. No, ancora sfrattato no. Tra 6 mesi. Però... No, no, subito. Ah, la diffida. Sì. Cioè, diffida che vuol dire che? Non posso più stare qua. Quindi ti hanno sfrattato. Sì, però lo, scritto me lo devono ancora dare. Io però per non fare la guerra vado via. Gli dico all'amministratore, me ne vado via in pace. Boh, lui è d'accordo. Ma mi dispiace. Non sbaglio quelli... l'ho fatto, perché lui gli ho detto non fare cazzate. Anche Bera, amici, ho detto non portare nessuno. Due barboni ho trovato io, ti rendi conto? Due barboni che dormivano nel mio letto, senza che io sapevo nulla. Ah no, tuo nipote è rimasto. 20 anni che ero qua, mai successo niente. Ho portato lui 3 mesi e è riuscito a buttarmi fuori. Disperato sono. Ma poi sta bravo Dark, sì. Ma sei, aveva il coso che era il GPS. Bravo, perché non è successo se no, niente. Come faceva? Lui ha levato la ruota e se l'è portata così, senza scassare nulla, Solo così ha lasciato la ruota e ha portato. Ma non è che hanno usato questo pretesto per no, no, la bici c'era, l'ha messa anche lui, l'ha messa. Vabbè, ma che c'entra la bici con col palazzo qua? Ha detto no. Pronto, signor Rosetta, pronto! Siamo alla follia! Via! Mi avevano già avvertito all'inizio, e io ho detto non si preoccupi, invece è successo solo. Infatti uno mi fa, non ti conosciamo, certo, vado via alle 4, torno alle 9, che non mi conosco. Mi hanno preso di prepotenza, qua due dell'inquilino mi fa, te le vai con le buone o te le diamo. Pure. Tu sei abusivo, ma come faccio? 20 anni che parlo di essere abusivo. E hanno voluto vedere il contratto, ma mi fa, te ne devi andare, va bene. E io in pace. Adesso dove trovi qua? Adesso vado a casa dalla mamma. E tanto ce l'hai un po'. Però sei scomodo per il lavoro. Perché devi fare un sacco di strada. A settembre troverò qualcosa, ma lui non lo può. Del cazzo. Fa danni. No. Perché mi aiutava, sai, con le spese e tutto lui, Ma poi non aveva bisogno di prendere la bici, non gli mancano i soldi, tutto. Si vede che magari è un po' ubriaco una sera. Mi fa, volevo fare un regalo a te, ma il cavolo. Ercolone, non so, dimmi aiutami te. Nell'amministrazione comunale ce l'hanno tutti con me a sto punto. Dico, cioè, no, quello è un ladro, non cioè, Roberto è una leggenda, cioè, sfrattano una leggenda. Veramente, Se si poteva fare anche un mio. Ma poi ti conoscono tutti qua. Sì, 20 anni, sai, tanti non mi conoscono appunto perché... Vai via presto, il 4 già sei da lavorare. 20 anni, sai, 20 anni se uno si comportava male, si sapeva prima. Vabbè, ma te potevi anche dire, no, non me ne vado. Ma mi vergogno, Dio, sai come mi vergogno. Non ho coraggio di guardare adesso il mio proprietario. Di guardarlo in faccia, mi vergogno. Lui dice, vabbè, ma te gli spieghi, no? Che è tutto così in basso. Ma te glielo hai spiegato che è tuo nipote rimbambito, no? E lui mi ha sempre avvertito, non fare cazzate, Robby, che lì sei una giornata. Pronto, signor, siete pronto? Io non ci provo, e dopo 10 giorni è successo. Io starei, tu Ercolone cosa faresti? No, mi fossi Roberto cosa faresti? Non porto gente in casa mia. Però ma il nipote era. È il nipote. Che cazzo me ne frega, dai. Il bambino. Anche adesso ho detto non andiamo lì che cazzo non c'ho come si chiama l'attestato che dimostra che non sei abusivo. Come si chiama? Vabbè, tu ce l'hai il contratto. Sì, ma come è bravo il contratto. Mi fa uno, non ti azzardare entrare se non è il contratto. Io ho detto non c'è problema, ce l'ha più basso.
ce l'hai. Ma adesso qui non ce l'ho di mano, per quello non volevo niente di più. Ma anche perché tu sei qua da 20 anni. Almeno a prendere le mie cose, sai, mi lasci prendere le mie cose. Io non sarei andato via. Da cosa proponete però, da casa? Hanno ragione loro, dalla legge, dall'umanità no, però dalla parte della legge. Vabbè, ma scusa, ma tu rubi una roba e il condominio ti manda via. E poi no, io. Cioè, non è che hai rubato nel condominio, però. Però nel senso, anche se fai una rapina, se sanno che sei un rapinatore, ti mandano a fare in culo. No. Si è tagliato fuori dalla società. Ma non è lui, è il nipote. È il nipote. Non so, avete delle idee voi? E poi sai cosa è successo? Lui mentre è sceso a prendere la birra, la polizia è salito, non l'ha neanche beccato in flagranza. Quindi hanno preso la bici e se ne sono andati. E come facevano? Ma era, era in casa la bici? Sì, in casa. Però la mia casa non ha la serratura, chiunque la può mettere lì una bici. Giusto. Sì, perché Roberto ha questa tecnica anche, che anche se domani arriva a casa c'è un booster nel corridoio, ci può avercelo messo chiunque. Te hai la serratura, però tu hai la serratura. Sì, ho una casa, pago l'affitto. No, io no. Roberto no. Ho capito, cazzi tu vuoi. La polizia mi fa ma tu non usi la serratura per fare lo schigiri. Ancora mi hanno accusato. Perché non c'è la serratura? Perché l'ho rotta, la stavo cambiando. Come hai fatto a rompere una serratura? Girando sempre, dopo 20 anni si è rotta, capito? Infatti l'ho comprata. A casa mia c'ha 92 anni, la serratura è. Ma l'ho comprata solo da montare, sai? E lì nuova imballata di qua, ma adesso è utile. Morto, tanto devo andare via. E mi dispiace perché eri comunque ben voluto anche qua da casa, ti voglio un però è vero che io sono dalla parte del torto, non mi posso adesso difendere. Vabbè, sei stato il tuo imposto. Perché alzano, fanno una cosa democratica, chi è che vuole che Roberto sta, alzano te, chi è che vuole Roberto va via, alzano in 10, cosa faccio? Perché tu comunque sei un po' personaggio scomodo. Sì, diciamo. Una cosa democratica, me l'ha detto l'amministratore. Se votano, hai più voti, se no devi andare via. Io ho detto, non si preoccupi, vado via in faccia. Ancora prima. Sei stato un signore. Sì. Un signore. Però cazzo, io lavoro tutto, non devo dire queste cazzate. Pensa al proprietario incazzato nero, bici appena comprata gli è sparita, dai. E quello era incazzato nero. Bella bici era. Sì, il proprietario era incazzato nero. Che bici era quella lì da corsa? Io non l'ho vista, Però mettiti nei panni. Ma era in casa tua, come hai fatto a non vederla? Ma non io era non c'ero, era Chivasso. Polizia, non mi ha manco contattato a me. Come mai la polizia non mi contatta? Per quando è venuta in casa? C'è una denuncia, non mi ha manco contattato. Ma secondo me ti stanno un po' inculando questi qua del palazzo, vogliono mandarti via. No, però è proprio venuta, la polizia. Cazzo, sì, ok, volanti. Però se non ti mandano nessuna adesso, lettera. No, nell'amministrazione comunale c'è pure il questore che è testimone e dice no, qui la bici rubata, questo è il proprietario, tutto. Poi qua adesso trovare un posto costa no, tutto caro. No, è impossibile. Quanto pagavi per curiosità? 110. Qua? Un cazzo pagavi. Ma era anche un buco, Sì, era bello la doccia, che c'era la doccia. Beh, 100 euro qua non trovi da nessuna parte, 100 euro. Però non c'era la cucina, non c'era. Sì, non c'è niente. C'è solo il però letto, io la... che avevo bisogno della metro, dei treni, era oro, comodo. Oro. Certo. Ce l'hai i soldi? Certo, lavoro da 15 anni io, cazzo. Tutte le volte che ho fatto per licenziarmi andare via mi hanno aumentato lo stipendio per non farmi andare Penso via. Il mio capo mi vuole un bene. Tante poi volte, tu vai alle 5 di mattina sei già passiamo lì. E mi mette 50 euro in tasca e mi fa vatti a mangiare la pizza. Che bravo. Perciò avevate bisogno di scavallare la bicicletta, mi sembra più che giusto. Ma no, ma non l'ha rubata lui. L'ho rubata io. No, ma è il nipote. Ma perché lui beve anche, non capisce niente. Ultimamente di meno ha trovato un lavoro come autista, pensa tu. Come autista a guidare il camion. Madonna, no, tu c'hai la patente C. Ha fatto la prova e l'hanno assunto subito, Sì, oh subito. Maronna, basta che non beve. No, quello Però vedi. Pericolosissimo. Sai che il suo capo una zingara. E vanno a prendere il ferro in giro, il ferro vecchio. Ah sì, anche lì gli dice prendi quello, ma è abusivo.
non può toccare regolare. Niente. Ah. Il ferro dove lo vanno a prendere non può toccare niente, lui lo prende lo stesso. Vabbè, e ci si arrangia. Si arrangia un po'. Però lo pagano bene, 110 euro al giorno. Minchia. Però carica, fare un pista in più carica. A 110 euro lo riprendo io che lavoro da 20 anni. Ma bisogna avere la patente C? No, no, la patente normale. Ah, il furgone. Sì, è un furgoncino, hang. Ok. Stasera vuole fare la serata e domani lavoro. Gli ho detto no, no e no. Qua non si scherza con guidare. Giusto, no, è vero, poi non sei riposato. Sì, sì, bravo, ma poi il secondo giorno ti fai vedere già così, ma dai, che cazzo. Ma non è che non è un buon lavoro questo che vanno a rubare il ferro, però, scusa. No, non è che lo rubano sempre. Come non sempre? No, un giorno sì, un giorno no. No, giusto. Lei c'ha i clienti, lo va a ritirare dalle parti. Ah, poi capita che magari... Sì, sì, bravo. Quello che non può toccare. Giusto. No, ma hai il braccio con la gru... Hai imparato a usarlo su tutte tutto. Le cose. Vabbè, qualche ogni tanto. Un braccio con la gru su un camion che non è un camion. Un giorno sono tanti soldi, cazzo. Vabbè, se finisci in galera non sono tanti, però poi. Infatti, lei ha cambiato già 5 autisti, lei. Perché sono tutti andati lì, come dici tu. No, in galera. Ah, oh madonna! Ma non è un buon lavoro, Roberto, questo. Però lui ha bisogno di lavorare. Vabbè, se poi finisce in galera. Gli ho detto io, fai le cose lecite, le altre fagli riparare. Esatto, non prendere il metallo, prendi le biciclette. A sto punto. Madonna. Però sti cinghi sono attrezzati, hanno il camion, la gru, il magazzino a casa. No, cazzo. Hanno un buon giro, diciamo. Ma sai che le rame 4,30 euro al chilo? Minchia, prendo un cavo da qua e là sono 150 euro. Alla stazione? Ma la follia! Cioè rubarsi. Quella è galera sicurata, no, infatti non si fa. Per carità. No. Poi è marchiato, quello della stazione vedono subito, già quello ti deve bloccare, chiamare i carabinieri subito. Non rubate quello. Comunque. No. Vabbè, comunque sto nipote lo dobbiamo un po' aiutare perché... Con l'eutanasia. Vediamo quanti chilometri riesce a fare. Oh, mi chiama, vai. Vai, Roberto. Oh, ci sa, comunque metti una buona parola, se chiedi. Ah, va bene. Il ragazzo è pentito, però ha detto va via in pace, in così pace. Tutto tranquillo, bene, non c'è niente. Va bene. Ciao, comunque ciao, detto te posso sempre passare qua. Sì, basta che non mi fai venire le guardie. Basta che non ci sono io. Grazie, va bene. Veramente, mi sono pentito, veramente. Vabbè, tu non c'entri niente. No, ma lo devo anch'io addrizzare un po' come zio, veramente. Se no che cazzo faccio, veramente. Già se sarebbe sotto di lui, io penso che sarebbe già cambiato. Già un po' più di più, veramente. Sì. Gli dava due botte, vedi che lo addrizzava. Vado a vedere. Va bene, buonanotte Roberto, ciao. Anch'io mi sono pentito che Dani l'ha fatto sedere.